Una consapevolezza della propria forza ormai acquisita da tempo, un'organizzazione di gioco da fare invidia e individualità al servizio del collettivo prima ancora che del proprio ego. Se a questo aggiungiamo un condottiero riconosciuto ormai da tutti come tra i mister più preparati dell'intero panorama dilettantistico, ecco spiegata l'impresa del rottofreno, campione di seconda categoria. La squadra di Soresti non stecca nel giorno più importante, ultima giornata e calendario che pone una di fronte all'altra prima e seconda della classe, con la Pontogliese Gazzola che dopo aver annientato avversari nella mega volata finale non riesce però a sfruttare la scia dei Trebbiensi. Per la squadra di Camillo Grazioli solo applausi e il premio playoff che potrebbe rappresentare appiglio utile per la risalita. Al Cementi Rossi tribuna esaurita in ogni ordine di posto e i biancorossi lasciano intendere sin dall'avvio che non sarà domenica di sorprese. Pochi minuti e Ozzola e compagni costruiscono con lo spunto del solito inesauribile Casulli l'azione del vantaggio immediato. Il tocco di Brigati però secondo l'arbitro si materializza al di là della linea difensiva pontogliese. Lo stesso Brigati si ripete poco più avanti dopo la consueta scorribanda di Vigevani, ma la sua girata è da dimenticare. È un rottofreno padrone del campo e che a destra mette in mostra le cose migliori. Ancora Casulli sugli scudi, altra chance alle ortiche. I Vallurini faticano a costruire, ma a metà primo tempo ecco l'opportunità per colpire. Sventagliata di Ghisoni per Fanni che trova il varco centrale, ma non il tempo per la battuta dopo uno stop da manuale. Bazzarini ci prova con un destro secco che si perde però sul fondo, fiammate che non intimoriscono gli ospiti, ancora pericolosi, questa volta da palla ferma. Ozzola dà il giro giusto, Tagliaferri vola per l'ultimo brivido della prima frazione. Ripresa e Pontogliese Gazzola che rischia grosso sull'indecisione di Celebrani, ma Brigati ancora lui grazie a Tagliaferri. Il portiere di casa è chiamato agli straordinari ancora una volta però quando Casulli su azione d'angolo si esibisce in un gesto atletico da vedere e rivedere. A metà secondo tempo le speranze di ribaltone della Pontogliese si riducono drasticamente. Celebrano stende corti a metà campo per un ineccepibile doppio giallo che costringe i suoi in 10 uomini. Il duello Brigati-Tagliaferri prosegue ancora ed è nuovamente l'estremo difensore a fare un figurone con un colpo di reni da applausi. È dominio totale biancorosso, anche se nell'altra area ci pensa Ferrari con una presa difettosa a mettere a dura prova le coronarie di Soresti. Non cambia però la storia del match con Tagliaferri che mantiene in vita i suoi con un'altra gran parata su corti. Tutto inutile perché il rottofreno non molla la presa e conduce in porto l'impresa con l'autorità della grande squadra. Il ritorno in prima categoria è realtà. Alla Pontogliese Gazzola l'onore delle armi.